22-13 allora. Piacenza a 3 punti dal 7 dal match. Carocci. Sorokaita bersaglio 23-13. Entra Caracuta, fuori Vargas. Caracuta al servizio. Sorokaite, siamo al match point. Siamo al match point, Caracuta. Non chiude Montichiari. Pasticcia un po' Piacenza, palla out, punto numero 14 per la formazione bresciana. Allora è out ed è vittoria per Piacenza che chiude 25-14 il terzo set, un'ora e un quarto di gioco, è tutto semplice per Piacenza che impatta sul campionato in maniera davvero convincente. Il finale dice Piacenza 3 Montichiari 0, 25-13, 25-17, 25-14. Montichiari ha provato in tutti i modi a allungare la partita, non c'è riuscita perché insomma Piacenza bene o male ha dato dimostrazione di superiorità. Due set vinti abbastanza agevolmente, ossia il primo e il terzo, più combattuto il secondo dove Montichiari si è trovata in vantaggio per 13-12, poi un cambio di passo deciso da parte della formazione di Alessandro Chiappini e la situazione è andata via via nel migliore dei modi per la formazione bianco-blu che dunque conquista il primo bottino pieno del suo campionato in attesa delle altre partite della prima giornata, su tutte direi a mio modo di vedere Chiara Di Giulio che ha disputato un partitone bene, comunque tutte le altre ragazze di Alessandro Chiappini. Ci voleva questa vittoria per il morale, per continuare a lavorare con fiducia in vista di un tour de force davvero notevole che porterà Piacenza in giro in Italia e in Europa con ritmi davvero serrati. Ribadisco per l'ultima volta il finale, Nordmeccanica Rebecchi Piacenza batte Montichiari 3-0 con il punteggio di 25-13, 25-17, 25-14. Carlo Danani vi ringrazia per la cortese attenzione sin qui prestata e vi dà appuntamento alle prossime occasioni.